cosa ci dice la scienza sui cambiamenti climatici, sui suoi possibili impatti sul nostro pianeta? Per rispondere a questa domanda, 200 tra i massimi esperti di tutto il mondo si sono riuniti qui a Venezia, nell'isola di San Giorgio, da oggi fino al 17 luglio per preparare il quinto rapporto di valutazione sui cambiamenti climatici. Ad aprire i lavori il ministro dell'Ambiente. Si tratta di un rapporto molto atteso, soprattutto in questo momento in cui si parla di cambiamenti climatici in vista dell'accordo di dicembre a Copenaghen. Sappiamo che la parola della scienza, una parola univoca da parte della scienza, è molto richiesta dai governi. Il rapporto più stretto tra politica e scienza in materia di cambiamenti climatici è essenziale. Di notevole importanza dunque l'impegno sottoscritto da tutti i paesi al G8 dell'Aquila perché vengano presi provvedimenti che portino a contenere l'aumento della temperatura, mantenendo l'innalzamento entro i 2 gradi da qui al 2050. Certo, i paesi emergenti chiedono più flessibilità. Non è possibile, dicono, che l'Occidente continui a consumare la stessa quantità di energia mentre 4 milioni di indiani non accedono alla corrente elettrica. Nel frattempo, scienza a parte, la sensazione è che il clima sia già cambiato, i segnali sono tanti e gli eventi meteorologici sempre più violenti sembrano confermarlo. Abbiamo tutti la sensazione da nord a sud dell'Italia di vivere in qualche modo un clima appunto tropicale con improvvisi temporali. Ecco, tutto questo va studiato, queste cose non accadono per caso. Intanto, visto che a gennaio nascerà Venezia, il più importante centro europeo per lo studio dei cambiamenti climatici, non si può non chiedersi cosa succederà qui con l'innalzamento della temperatura e se il MOSE salverà davvero la città. Da Venezia la riunione si svolge qui e c'è una grande opera. Del più grande esperimento mondiale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, che è il MOSE. Alcuni sostengono ancora però l'inutilità di questo strumento di fronte... Credo che sbaglino e hanno fatto perdere un po' di tempo.